La rotonda è partita molto bene, abbiamo avuto un weekend con dei nomi importanti che hanno portato a conoscere la rotonda a molta gente, l'affluenza è stata molto buona, tutti hanno potuto scoprire quello che è il nuovo concetto della rotonda e questo non può che farci molto piacere. A dire il vero non è un nuovo concetto ma un'evoluzione di quello che è il concetto della rotonda del festival dal 2016 a questa parte. Quest'anno il festival vuole che la rotonda sia chiaramente una location del festival, che sia integrata in quella che è la programmazione o comunque le proposte del festival. Quest'anno lo vediamo alle mie spalle molto più verde, è una rotonda con tanti contenuti sia a livello musicale che a livello artistico e questo diciamo rappresenta proprio quello che è l'evoluzione del concetto dell'anno scorso e del concetto di quello prima, degli anni prima. Tutto il concetto della rotonda è stato sviluppato da uno studio di scenografi e designer di Vienna, si chiama Atelier Hoy, quindi sì, vale la pena passare e assaporare questa nuova atmosfera della rotonda. Domani avremo dei concerti, di nuovo oggi abbiamo un giorno di pausa, ciò non vuol dire che non ci sia niente da fare alla rotonda. Domani ospiteremo una serata presentata con Montreux Jazz Festival, avremo Veronica Fusaro e Mary Middlefield. A partire da venerdì invece i Pegasus, che saranno aperti dall'artista Mathilde, e sabato la grande serata con Davide Van de Schroot. Spaziamo da quello che è il classico panino, magari gourmet, a cibo un po' più etnico, a offerte un po' più particolari. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, l'offerta è aumentata. Abbiamo 22 offerte differenti, siamo a una buonissima percentuale di offerte locali, questo non può che farci piacere. Li elenco guardando dietro di te, abbiamo la Colombia, abbiamo il Marocco, abbiamo il Messico, abbiamo l'Asia in generale, il Tibet.